Alla 21esima edizione del BEA Italia, lo stato dell'arte della event industry italiana. 299 i progetti, gli eventi in concorso quest'anno che hanno alzato l'asticella ancora di più verso uno standard qualitativo sempre più elevato. A tracciare i trend che sono emersi dalla visione degli eventi di quest'anno, il presidente di giuria Antonino Caridi, Global Experiential Manager di Campari Group. Per questa 21esima edizione del BEA Italia sono stati tantissimi progetti con una qualità veramente eccelsa, anno per anno cresce, quindi alziamo sempre più l'asticella e ovviamente il BEA segna il benchmark per gli anni futuri e quello che diciamo, ci aspettiamo e come vogliamo agire per il futuro. E abbiamo visto diversi trend, tra tutti ovviamente quella della sostenibilità, ovviamente in primis con un focus molto forte da parte di tutte le agenzie in tutti i progetti che hanno portato. Anche quest'anno il BEA sarà certificato ISO 20121, grazie diciamo a tutto lo studio che sta facendo l'agenzia NoLoop. Un altro trend molto importante, perché ovviamente qua parliamo di eventi, ma ormai non si parla più di eventi, parliamo di piattaforme di comunicazione e quanto sia importante all'interno di queste, di tutte le attivazioni che abbiamo anche visto, molto forte la produzione di contenuto. Che cosa vuol dire? Ovviamente che tutto quello che si vive live deve essere poi raccontato su tutte le piattaforme social che portano in vita un po' quelli che sono i valori del brand e quello che è un po' l'obiettivo di questa attività. Quando parliamo di valori del brand non possiamo non parlare di autenticità, che è anche un po' diciamo il leitmotiv del nostro BEA di quest'anno. Quando parliamo di autenticità ovviamente parliamo di connessione genuine tra il consumatore e il brand, che vogliono creare una relazione unica tra appunto il consumatore e il prodotto, per far sì che queste persone, i consumatori, vivono delle esperienze memorabili all'interno di questi eventi, all'interno di piattaforme di comunicazione, che poi possano vivere appunto un ricordo memorabile per poi diciamo in futuro ricordarsi del prodotto, l'esperienza che hanno vissuto e poi ovviamente magari riacquistarlo o ripetere diciamo questo tipo di esperienza.